Poi mi dico no? Sì, perché c'è un canale di terra. Ma come stai messo? Ma guarda, sinceramente sono messo abbastanza bene, perché fino adesso non si è mai lamentata nessuna, quindi. Quanti caricatori hai? Ah, i caricatori? No, sono già a metà del secondo, poi ci sarebbe quello del sovrintendente, non sto messo benissimo. Sono solo queste. Se fanno un altro assalto, non sopravvivono a lungo. No, bambina, tu devi stare assolutamente tranquilla, perché ci sono qua io che ti proteggo, Ai, no? Che c'è? niente, che c'ho la ferita. Ferite. Però quell'abbraccio ci voleva. È tutta colpa mia. Manna, ma tu non c'entri niente, ma Sì. perché ti non c'entri niente, tu dai. Io non sapevo che lui sarebbe arrivato a questo punto. Però l'avevo avvisato la caserma. Questo paese è terrorizzato. Nemmeno ai tempi del bandito Giuliano in Sicilia. Nel pensare che mi avevano mandato qui proprio perché è una delle caserme più piccole d'Italia. Un incarico di nessuna importanza per una maresciallina di primo ordine. Tu non puoi capire per una donna quanto è difficile poter. No, immagino che per una donna deve essere davvero dura entrare nelle forze dell'ordine, No, veramente io intendevo dire. Non intendevo dire questo. Ci sono un sacco di carabiniere e anche gradiati. Io dico bella. Bella come me. Cambia cifre dei carabinieri. Poi nessuno pensa che sei brava oltre a essere bella, pensano solo a guardarti le tette. Infatti sono tutti quanti un po' stronzi, gli uomini. Dai, però non proprio tutti tutti, dai. Che fai, oh? Avevi un ragno. Sembra un ragno, mi menge. Comunque questo posto è pieno di ragnatele. Beh, certo, stiamo in una cantina, normalissimo. Aiutami. Aiutami un attimo. Devi fare. Aiutami. Andiamo. Prendimi. La vedi? Tieni, Eh sì, ragazzi. sto qua, ti tengo. Si gonfia come se ci fosse una corrente d'aria sotto. Te l'ho detto prima, è normalissimo, siamo in una cantina. Sì, ma questa viene dal muro. Può essere abbastanza duro. Va benissimo, vai. Sì, vado.